Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per affrontare una Road Peppy Girls con tutte le Peppy nuove. Con tutte quante le Peppy nuove, tranne l'unica che non è Peppy, poverina. Panno. Bra e Peppy. Panno. Vabbè, chi se ne frega. Siamo in Road Extreme Super Battle Road, non la Road vecchia, quella sarebbe una cavolata. Siamo in quella vera. Parliamo un attimino di questo team, perché questo team è qualcosa di esagerato. Con tutta la sincerità, è qualcosa di esagerato. Ragazzi, tutte le Peppy nuove sono OP. Io ho già fatto questa road per capire esattamente un attimino com'era. 13 minuti. Ovvio, il 99% del lavoro l'ha fatto dell'STR, però vabbè, lasciando perdere quello, fatemi usare. Sì, il Cruz ci basta, avanza. Il 99% del lavoro l'ha fatto Videl, ovvio. Però tutte le altre Peppy sono comunque rotte. Rotte per un evento così. Rotte perché abbiamo Videl Int che debuffa del 40% il nemico che attacca. 40%, ragazzi. Vuol dire non prendere più niente. Abbiamo, vabbè, ovviamente Caulifla Attack che vade, la usiamo per quello, ma vabbè. Abbiamo C18 Tech, l'abbiamo vista ieri, è un mostro assurdo. Fortissima. Tanto danno, tanta def. Grazie mille per la special. Oh! Videl evade. Tanto danno, comunque C18, comunque 2 milioni, primo turno, ha preso un po' di orb. Tanta def, riesce a tankarsela benissimo. Sila fa tutto il suo. Abbiamo ovviamente Bulma Fisica, che l'abbiamo vista nello showcase di stamattina, anche se in realtà sto registrando prima la road. Ok ragazzi, un attimo, pausa un secondino, sono io che sto editando il video dopo aver registrato sia la road che lo showcase di Bulma. Uscirà solo questo video, cioè la road Peppy, quindi se sentite un attimo di robe, cancellatele dalla testa. Semplicemente, dopo averlo provato in tutte e due le modalità e aver fatto il video showcase su Bulma in LGE, non credo che sia il metodo migliore per mostrarvi Bulma. Quindi ve la lascio in questa versione, non ci sarà lo showcase per Bulma, ma la vedrete comunque in questa Extreme Super Battle Road fantastica, Peppy Girls. Quindi ragazzi, buona visione, io però vi ricordo solamente, sono in live stasera alle 21 sul canale. Torniamo al video. Noi vogliamo anche stannare. E allora stagniamo. Mai AGL. Che buffa anche gli AGL, però qua è l'unica, quindi rip. Però anche lei c'è. Ragazzi, questo T è comunque 70% stun. Vabbè, un boost del 10%, 2 milioni e mezzo non è tanto, ma L'ho provata quando mi ha... Bustini di Bulma. Vai, grande Bulma. Stavo dicendo, l'ho comunque provata, diciamo, prima nella road che ho fatto, ma ha preso tanti colpi e tanta evasione da tirare 3 milioni così a random. Questa road è completamente uno scherzo ora. Cioè, era una delle road più odiose che ci si metteva anche tanto, perché effettivamente mancavano danni. Oltre a mancare i danni... Ah, vi dai i pugni. Vabbè, sono crittati comunque. Mancavano danni. Ma anche mancava, secondo mio modesto parere, il tanking. Non si tankava. Cioè, c'era Caulifla e un pochino Videl STR. Videl STR è carina quanto se vuole, però... Sì. Offre quello che può offrire, ragazzi. Non è che... A noi ci piace debuffare intanto Goku. Deve morire di debuff. Questa è la situazione. Deve morire di debuff Goku. Ragazzi, se voi usatevi Videl Int in turno e c'è un nemico, quel nemico non vi può far danno. 40% debuff per due turni vuol dire proprio non far danno. È disgustosa Videl Int. Secondo me è anche quella che in realtà è più utile qua dentro in road. Ok? Non sarà la Peppy con più danno. Non farà mai troppo danno. Ma tanca bene, ha Def Post Special, quindi fondamentalmente riesce a offrire il suo, anche se non la vedete in realtà, ok? Non la vedete la Def, però ce n'è tanta, 120.000 di partenza, ora non sto facendo vedere più di tanto, però comunque 120% di partenza, offre il suo, riesce a fare il suo, ragazzi. 6 orb, vuol dire Goku morto questo turno, ragazzi, soprattutto comunque con il buff alle Peppy. Grande Bulma. Evasione di Bulma.
ho usato solo un Icarus. E andrò ad usare per le tre fasi solo un item. Icarus o Whis. Questa è la situazione. Questa è la road Peppy. Nel 2021. È tanta roba. Amo quando aggiornano un team intero. Ok, sì, è vero, c'è sempre comunque CKLR, che l'STR. Che l'STR no, non c'è più, ragazzi. Mi dispiace. Che l'STR qua dentro è inutile. Ho la guardia, mi busto. Non fa effettivamente danno. Non fa danno, ragazzi. Questa è la situazione. Non fa danno. Vorrei dire che fa danni, ma nell'ultima fase poi non fa più un cacchio, effettivamente. Caulifla Tech esiste ancora qua dentro perché va di tutto. È un P. Allora, visto che sono 4 attacchi, c'è la possibilità che Krillin muoia. Basta un'evasione. Se hai voglia. Se hai voglia, Poi invece miniamo Gohan. Teniamo ovviamente Vegeta in vita perché è quello che deve rimanere in vita. Bustino attacco. E va di questa, per favore. È sempre una special in Peppy Guts, grazie mille. Che due palle. Questo è da dire, che due palle. L'ha dovuta prendere, vabbè, amen. A posto, tanto c'è Bulma che cura. Tranquillo, c'è Bulma che cura. Chi se ne frega. Bulma cura per ogni orb rainbow presa e con la special cura. Bulma è un refill vivente di HP. Miro di me. Ciao Krillin. Ciao, addio. Ciao. Krillin è andato. È Videl, ovviamente, ragazzi. Cioè, non ci prendiamo in giro. La potenza di Videl in road è comunque qualcosa di esagerato a prescindere. Quindi non ci prendiamo in giro. È sempre una roba assurda in road Videl STR. Ma Videl STR è assurda in generale. È come negli showcase che ho fatto. Videl prende sempre il suo spazio. Cioè, la devo mettere perché è leader Peppy. Non uso 130 per fare uno showcase. Non usando un 130 per fare uno showcase, ragazzi, questa è la situazione. Comunque, un attimino. Bulma, ragazzi, ha 117.000 perché è buffata, se no è 90.000. Si buffa prendendo colpi o evadendo. Ora, è un solo colpo. Peccato. Peccato perché in realtà offre molto di più, Offre molto di più. La Videl Int è 160.000 def con il buff. Post special ne ancora di più, arriva a oltre 200.000. Ragazzi, è tanta roba, ripeto. L'ho usato l'item? Sì, c'è Whis attivo. Io direi che questo turno, visto che non è che possiamo boostare tanto Bulma e mi rompe un po' le scatole, facciamo un attimino questo. Mai prima ha comunque tanta def. Proviamo a menare un attimino. Due orb rainbow sono comunque 5%, 10% lì. Più la special, ancora un recovery. E visto che ci sta sulle palle Vegeta, lo debuffiamo del 40%. Addio danni. È così che funziona sta road. È diventata un Dokkan Event, Ma come la vecchia road, se ve la ricordate com'era. Era molto stupida alla fine dei conti. Era diventata molto stupida la vecchia road Peppy. Era una cavolata. Era diventata una cavolata. Sono iniziato ad uscire tutti i PG ed era diventata una cavolata veramente. È la stessa situazione qua. Passa il tempo, escono PG come questi. Oh, maledetto Dokkan. Vabbè, uccidiamo Gohan. Ci sta sulle palle Gohan, mi dispiace. Mi dispiace. Un po' di orb ci arrivano? No, peccato. Prendiamo 4 orb. Comunque, meniamo. Quanta def, scusate? 97? Dai, va bene. 4 orb l'aiutano un pochino. Grande C18. Peccato per Videl che non è super efficace. Però, e non ha il danno boostato, però. Se vuole crittare anche una sola volta, Gohan fa ciao ciao, sono morta. Sono morto. Addio. Non volevi proprio crittare. Però ho fatto 3 special. 3 milioni in 1. Videl. Si fa sentire anche quando non si deve far sentire in questo modo, no? Sempre Videl. Posto così, un bel crittino, va bene. Ora C18. A parte comunque 2 milioni li va a fare. Bastano pochissime orb per C18, ragazzi. È disgustosa C18. Ed è silato. Era debuffato prima, quindi non ci serve più l'item, ragazzi. Cioè, non è che ci serve l'item. Era debuffato prima. Sono full vita. Sarebbe un'altra cura questa, Solo per ricordarlo, ok? Solo per ricordarlo.
perché devo usare più item? Oltre a Whis e Draghetto, un attimino proprio per star sicuro i primi turni, che ci sono peppi come Bulma che deve prendere dei colpi, no? Uso quello. Ultima fase, ragazzi. È ridicola veramente sta roba, ve lo giuro, è ridicola, è completamente ridicola per me. Mi fa veramente ridere come cosa, perché è una road che ho odiato, ok? È una road che ho completamente odiato quando uscì. Ok, uno ora si chiede, ma perché prendere danni con vita? Perché voglio uccidere. Voglio uccidere. Me ne frega niente. Voglio uccidere, ragazzi. Quindi prendo Videl, gli faccio prendere un po' di colpi. Oh, fa male. Sì, può far male, è vero. È vero, può far male. Può far male, è vero, è vero, è vero. È vero. Ma non me ne frega niente, qua la gente deve morire. E, visto che un po' ci sta sul cacchio e dopo abbiamo Bulma e io la voglio boostare, debuffiamolo del 40% a Yamcha. Vuol dire zero danni su Bulma. Se colpisce come fa ora, super efficace. Questa è sempre brutta. Vabbè, è boostata. Sempre brutta sta roba. Deve prendere la special. C'erano milioni. Ho parlato, vero? Grande Videl. Questa è sempre la parte brutta, ragazzi. Il primo turno, se contro i nemici, se vi arrivano le special, è sempre brutto, è vero? Potevo mettere Caulifla prima e non prendere quasi nessun danno. Vero. Ma voglio uccidere. Una special in più no, eh? No? Ok. Peccato. Avevo voglia di vedere una special in più. Sarebbe stata interessante. Metà vita intanto. Brava Caulifla. E ora debuffiamo Yamcha. Possiamo tenere a tankare tranquillamente Bulma dopo. Se ne sta lì, bella tranquilla. Vediamo quante Orb Rainbow abbiamo. Ce n'è una sola, un po' di cura. E soprattutto la boostiamo tutta. Andiamo su Roshi, perché vogliamo uccidere comunque Roshi. 4 orb dovrebbero bastare, ragazzi. Ci piace tenere stannato lui. Sì, ci piace tenere stannato Olong, perché sì. E poi ci assicuriamo che sia morto Roshi. Ci assicuriamo che sia morto Roshi. Full vita, by the way, abbiamo preso 2 special. Ok, bustatino, 20, 30, 40, 50, abbiamo preso praticamente un full boost, anche se non è un full boost. Bulma, boom, è tanto forte, mi piace un sacco, ma quando la vedremo nello showcase dopo, vabbè, è un boost in più, è un boost in più, ragazzi. Dovrebbe gestirsela, eh. Dovrebbe gestirsela, stannino? Stannino tattico, dovrebbe gestire. A posto. Non è che c'è molto altro da dire. A posto. Quasi morto, peccato. Peccato veramente. Ancora in vita, proprio per rompere un attimo le scatole. Ha 3 attacchi. Abbiamo un Dokkan Mode. Ci arriviamo a un Dokkan Mode. Vediamo un attimo, eh. Potremmo arrivare, eh. Potremmo aver chiuso questa roba. Ora io sono senza item. C'è il rischio special. Sarà un 300k. Pugni faranno 30k. Ah no, non c'è il rischio special. Scusate. Posso andare. Videl? Enjoy. Enjoy, Videl. Vai. Fa male, sì. Fa malino. Un'evasione. Ciao, ciao. Questa è la road Peppy Gas nel 2021 con tutte le nuove Peppy Eza. È un Dokkan Event. La media che facevo prima a batterla era 30 minuti, by the way. 14 perché sto parlando, ora sto guardando un attimo la registrazione. 14 perché sto parlando, eh. Chi è ancora in vita? Ah, ciao Yamcha. Road Peppy Girls, ragazzi. Se avete problemi nel global, aspettate le Peppy. Questa era la road con tutte le nuove Peppy Girls Eza. Tutte veramente forti, tutte veramente utili. Se avete problemi, ragazzi, come ho detto, aspettate un attimino.
Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Noi ci becchiamo al prossimo video, però prima vi chiedo di lasciare un bel like. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. E ovviamente, ragazzi, lasciate anche un bel commento, ditemi come sono le nuove perle. Detto questo, ciao a tutti, ragazzi.